Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo 2021 con il nuovo primo video firmato Crazy for Fishing. Nuova puntata in un 2021 che io spero sia l'anno svolta, perché 2020 è stato veramente un anno difficile. Poche sono state le occasioni per andare a pescare, appunto causa anche Covid. Motivo per cui ho dedicato tanto tempo alla creazione, secondo me, di questo piccolo gioiello. Il video di oggi è un po' particolare perché appunto l'ho voluto, diciamo, portare sul mio canale solo per un semplice motivo, ovvero quello che tanti di voi sulle mie storie Instagram non solo sono rimasti sorpresi e stupiti di quanto fatto in questi mesi di Covid in questa vasca, ma soprattutto si sono incuriositi sulle modalità, sulle tecniche e su come poter fare nei minimi dettagli, tenendo cura sia del pesce, quindi del suo benessere, sia di tutto quello che è l'etica dei pescatori, come poter adottare un bass in acquario, quindi avere un black bass come animale domestico. Non è una cosa facilissima, ci vogliono delle accortezze, però ragazzi, con un minimo di criterio tutto si può fare nei limiti del possibile. Quindi ragazzi, prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete nuovi, rimanete con me che adesso vi spiego tutto dal principio. Ci tengo a dire, innanzitutto, non sono un massimo esperto né biologo né niente. Ho una passione per gli animali, specialmente per i pesci, e come lo è la pesca, lo è anche l'acquariofilia per me. Quindi sono tutte nozioni che io col tempo ho coltivato, ho migliorato, ho appreso. Non mi aspetto che questo video faccia chissà quante visualizzazioni, però semplicemente io ci tenevo a farlo, in particolare per tutti quelli che me l'hanno chiesto e in particolare per tutti quelli che si sono trovati di fronte a questa curiosità di sapere come allevarci all'interno, come tra l'altro tanti americani, ma tantissimi americani fanno, di allevarci all'interno un black bass, il nostro famoso e amatissimo black bass, nel rispetto della sua salute e nel rispetto del pesce. Avevo fatto un sondaggio su come chiamarlo, i nomi sono stati veramente tantissimi, alla fine non ne sono venuto a capo. Quindi chiamatelo come volete, l'idea mia era di chiamarlo Buzz, non Bass, non Buzz, ma Buzz. Però appunto c'è chi lo chiama Giacomino, chi lo chiama Bastardo, ce n'è di ogni, ne ho sentite veramente tantissime, forse anche troppe. Bene ragazzi, iniziamo. Direi che la prima cosa fondamentale da sapere è dimensioni della vasca in rapporto con l'età del nostro pesce. Se si ha un Bass di piccole dimensioni come il mio, che ho prelevato da un vivaio appena era nato, quindi veramente piccolo, non ci sono più di tanto problemi con la vasca, a patto che si parta da un range di 250-300 litri minimi. Quindi attenzione principalmente come prima cosa al litraggio del nostro acquario, della nostra vasca. In secondo luogo, appunto, man mano che il nostro pesce crescerà, bisognerà essere disponibili o a liberarlo o appunto a far sì che la nostra vasca diventi più grande in rapporto col nostro pesce. Quindi qualora il pesce dovesse crescere veramente tanto, bisogna per forza di cose cambiare la vasca al fine di garantirgli una vita sana. Questo perché? Perché il nostro amico Bass, come molti ciprini, di come molti pesci che noi ritroviamo nei nostri laghi, nei nostri fiumi, inquinano tanto. Quando dico che inquinano tanto, intendo dire che ovviamente i loro bisogni li devono fare. Loro infatti, oltre a mangiare tantissimo, inquinano tantissimo la nostra acqua. Non avere un acquario grande con tanti litri a disposizione provocherà purtroppo l'inquinamento del nostro acquario, della nostra acqua. Inquinamento sotto forma di ammoniaca, nitrati, eccetera eccetera. Non entriamo nel dettaglio perché appunto sull'acquariofilia ci sono video di professionisti, gente appassionata che è molto più brava di me, quindi qualora volessimo iniziare a dedicarci a questo tipo di cose, meglio partire dalle nozioni base di acquariofilia, dopodiché traslarle nello specifico su questo pesce.
Bene, cosa importante da tenere conto con il litraggio, ragazzi, è il peso. Non è indifferente avere un acquario da 300 litri perché sono 300 kg, quindi attenzione a dove collocate il vostro acquario. Informatevi bene sul mobile in cui questo acquario magari viene adagiato, ma anche in secondo luogo il pavimento, ragazzi. Se un acquario vi supera i 1000 kg al metro quadro, il pavimento non terrà mai, a meno che non è un pavimento di un primo piano. Quindi state attenti a queste piccole cose che non sono indifferenti. Detto ciò, ragazzi, finito il discorso dell'acquario, quindi scelto il pesce, dimensioni del pesce, dimensioni dell'acquario, prima di riempirlo dobbiamo capire che tipo di acquario vogliamo, ovvero piantumato oppure no. Il nostro bass, se è piccolo, è più facile farlo crescere con della vegetazione. Se il nostro bass lo introduciamo in acquario già di dimensioni discrete, quando va a cacciare, ragazzi, fa un macello, vi distruggerà qualsiasi tipo di pianta voi abbiate. Quindi io ho voluto introdurre il pesce con anche vegetazione, proprio per far crescere le due cose insieme, legate, stando attento anche ai valori dell'acqua, eccetera eccetera, ma questi sono altri discorsi. Se si hanno le piante in acquario, il discorso cambia, ovvero bisogna stare attenti, oltre al benessere del pesce, anche a nutrire in maniera corretta le piante. Questo perché? Perché le piante sono il primo apporto di benessere al nostro pesce. La pianta, come molti sanno, produce ossigeno. Fatto il discorso piante, quindi scelte le piante che devono essere resistenti, devono essere di un determinato tipo, quindi devono essere piante che resistono anche all'acqua fredda, ragazzi. Questa è una cosa fondamentale e importante. Fatto tutto questo discorso, ma eventualmente se siete ancora più curiosi, o facciamo un video dedicato oppure mi fate un commento qua sotto al video e fate delle domande che vi interessano, alle quali io risponderò sicuramente. Fatto questo discorso, tolto il discorso piante, si passa alla questione acqua e allestimento. Per allestimento cosa intendo dire? Rocce, rami, sabbia, tipologia di sabbia, eccetera eccetera. Ovviamente con tutte le nozioni che ho per quanto riguarda il bass, sono stato attento nei minimi dettagli a tutto, ovvero cosa ama il bass. Sicuramente posti dove nascondersi, sicuramente quindi ama delle sassaie, sicuramente ama delle radici e sicuramente ama delle ninfee. Le ninfee non le ho trovate al momento quando ho iniziato a allestire l'acquario, quindi mi sono adeguato con le Anubias. Una volta scelto come allestire l'acquario, quindi stando attento a calcolare bene abitudini del nostro pesce, quindi in questo caso del bass, cosa mangia, come caccia, dove va a situarsi durante i periodi dell'anno, eccetera eccetera, allestiamo una vasca che secondo noi, oltre a piacerci, deve piacere anche a lui. Fatto ciò, ok, abbiamo la vasca, abbiamo il litraggio, abbiamo cosa metterci dentro con le due scelte di piante o non piante. Parliamo ora dell'acqua. Il nostro pesce deve per forza vivere in acqua, ma qua siamo sul banale. Come deve essere la nostra acqua? Il nostro pesce non ha esigenze particolari per quanto riguarda la tipologia dell'acqua, il pH, l'acidità, eccetera eccetera. È un pesce, direi, più che resistente. Ciò non toglie che dobbiamo comunque stare attenti a come sta, se le vengono micosi, malattie eccetera, quindi non è che è indistruttibile, è più facile da allevare rispetto a pesci tropicali. Quindi ragazzi, io direi l'acqua del lavandino va benissimo, a patto che pian piano più l'acqua si inquina, quindi più il nostro bass mangia e fa i suoi bisogni, e più il livello di nitrati e di inquinanti nella nostra acqua, ammoniaca eccetera, si vanno ad alzare. Ogni tot quindi è bene abbassare l'acqua, quindi togliere, prelevare dell'acqua inquinata dell'acquario e aggiungercene di nuova. Questo perché garantisce appunto, oltre al pesce, anche alle piante un'ottima salute. Tra l'altro, piccola cosa che vi faccio notare, nel mio acquario quando faccio tanti ricambi d'acqua noto sempre che le piante stanno bene anche da un piccolo fattore, ovvero il fattore perling. Praticamente la pianta, quando si fanno i cambi d'acqua, se sta particolarmente bene inizia a produrre queste piccole bollicine di gas, quindi anidride carbonica e altri gas, e le discioglie, cioè le disperde in acqua. Questo è uno dei fattori che ci permette di capire se la nostra pianta sta effettivamente bene oppure no. Altro fattore molto importante, che se no mi dimentico di dirvi,
è che nell'acquario, introducendo le piante, può capitare che vi compaiano delle chioccioline. Queste chioccioline non sono assolutamente dannose all'acquario, anzi, in certi casi, secondo me, sono anche utili, smuovono il terreno, ogni tanto mangiano anche le alghe, a seconda di che alghe sono, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, le chiocciole, a meno che non vi piacciono, nell'acquario ci stanno più che bene. Il basso non le mangia, quindi perché no? È sempre un microorganismo in più nel nostro acquario che garantisce un benessere complessivo. Abbiamo parlato dell'acquario, della vasca, del tipo di pesce che vogliamo introdurre, di come allestire l'acquario che sia un, diciamo, un allestimento consono alle abitudini del basso, quindi più simile possibile all'ambiente in cui potrebbe vivere. Detto ciò, partiamo col discorso dieta. Discorso molto importante, perché più la nostra dieta è simile a ciò che il bass in natura mangia, e meglio è. Quindi deve essere una dieta varia, no cibi secchi, no pellet, mica pellet, cagate varie, ne ho viste di ogni. Cosa importante quindi è mantenere e preservare il suo istinto predatorio. Secondo me anche per un discorso sensato, cioè se un domani il nostro bass ci cresce troppo e non possiamo più tenerlo nell'acquario, nel caso proprio peggiore in cui dovessimo liberarlo in natura, se gli diamo il cibo vivo, se lo abituiamo a cacciare, lui in automatico non si troverà spaesato, non dirà minchia ma cosa faccio, si troverà in un ambiente in cui bene o male, magari i primi giorni sarà una pippa, non riuscirà a mangiarsi niente, ma bene o male, pian piano col tempo sarà in grado di capire come cacciare anche in natura. Quindi istinto predatorio va preservato sempre e comunque. Detto ciò, il discorso dieta è importante perché più è varia, come ho detto prima, e più il nostro pesce ne gioverà. Io tendenzialmente, come vi ho detto prima, do cibo principalmente vivo, quindi qualcosa che lo impegna, tra virgolette, non fa niente tutto il giorno, però che lo impegna almeno nel mangiare. Quindi ogni tanto li do, come questi qua che ci sono adesso, dei vaironi, delle scardole, magari dei piccoli cavedani. Nei periodi estivi alterno anche con lombrichi, piccoli anfibi come magari i girini trovati appunto nei laghettini, oppure gamberi. I gamberi, ragazzi, da noi ce ne sono un'infinità, sono praticamente invasivi, quindi gamberi se li trovo, non gamberi grigi, cioè gamberi solo rossi della Louisiana, quelli che sono, diciamo, un danno per il nostro ecosistema, che poi tra virgolette ormai si sono inseriti, quindi vabbè. Altra cosa importantissima quindi della dieta molto varia è che secondo me ogni tanto si può anche accennare a un discorso del tipo: voglio farlo crescere più velocemente in questo periodo, magari d'estate ha sempre più fame, non riesco sempre a dargli da mangiare dei pesci vivi perché comporta andarli a pescare, quindi cosa faccio? Esse lunga o vaschette di alici, acciughe, quello che è, però ovviamente non sotto sale, sotto olio, ma roba pulita che si sciacqua sotto l'acqua e gliela si dà e non ha problemi. Oppure ho riscontrato che a questo bass in particolare il pollo, ragazzi, è come dare una caramella a un bambino. Arrivo qua col pollo. Pollo? Tranci di pollo, liscio, non unto, cioè il pollo, carne bianca e basta. Gli butto dentro il pollo, impazzisce, cioè come veramente... è una droga. Poi tra l'altro, piccola parentesi che faccio, la cosa divertente secondo me di avere un tipo di pesce così in acquario è proprio questo, cioè garantirgli una dieta varia, proprio perché dargli da mangiare, somministrargli il cibo è divertente, ragazzi, non c'è niente da fare. Un amante del bass, gli piace andare a bass perché le cacciate che fa sono spettacolari. Averlo in acquario, vi garantisco che è una figata. Importantissimo, ragazzi, prima di introdurvi il nostro pesce, far maturare come si deve l'acquario. Maturare l'acquario cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno i microrganismi, i batteri, devono proliferare prima di inserirvi un pesce. Questo perché
perché una volta che i batteri proliferano trasformeranno tutte le sostanze inquinanti prodotte dal pesce, quando non eccessive, in cibo per loro, quindi riusciranno a smaltire parte delle sostanze inquinanti nell'acquario. Se questo non lo fate, avete proliferazione probabilmente di alghe, difficoltà nella crescita delle piante, micosi, malattie varie sul nostro pesce, quindi non abbiate fretta. L'acquario deve maturare dal mese al mese e mezzo, io l'ho tenuto 2 mesi qua vuoto, solo con l'acqua e la sabbia. Fatto ciò, pian piano, cioè una cosa che veramente ci vuole tempo, ci vuole cura, ci vuole dedizione, più lo fate con calma e in maniera ragionata e più il vostro acquario verrà bene. E non solo verrà bene, sarà capace, vi assicuro, di mantenersi da solo. Questo perché? Perché si creerà un equilibrio tra piante, pesce, microorganismi che garantiranno all'acquario una proliferazione, una crescita. Bene ragazzi, questa è la mia esperienza per quanto riguarda l'acquariofilia, per quanto riguarda in particolare questo aspetto del bass fishing, quindi del bass in acquario come animale domestico. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande e curiosità, non esitate a contattarmi. Questo video praticamente l'ho fatto per voi e per quei pochi che erano praticamente infoiati dall'idea che io avessi un acquario e nell'acquario ci fosse un bass, però questa cosa mi è piaciuta. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi i prossimi video, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata, speriamo tra poco, anche perché il 2020 è andato, ora c'è il 2021, quindi siamo propositivi, speriamo che questo 2021 parta col botto, con l'apertura alla trota, quindi mi raccomando, ai prossimi video non perdetevi. Ciao a tutti ragazzi!